Onorevole Bersani, allora in serata Conte a nome del Movimento 5 Stelle è stato durissimo sulle nuove nomine Rai e si è chiesto che ruolo ha avuto il governo in questa che si chiama lottizzazione. Allora siamo di fronte alla solita vecchia lottizzazione, che conseguenze avrà questo attacco sulla tenuta della maggioranza Draghi? Ma io ne so poco, certo che se applichi i cencelli devi applicarlo. Non è che fai la cencelli dei poveri. Cioè, Conte dice che dice, io adesso il non Movimento 5 Stelle bene, è stato tenuto fuori. Se l'ha detto così seccamente avrà le sue. Dopodiché cosa succederà? Cosa vuol mai che succeda? Non succede niente, nel senso che a proposito di pluralismo, il mercato ha un suo singolare modo di garantire il pluralismo. Le testate del mercato vanno dove ci sono i clienti. Se i clienti lì di quel mondo non si sentiranno rappresentati dalla Rai, ci sarà qualcuno che... Ecco. Il problema vero è un altro, sarebbe meglio che si parlasse del tema industriale della Rai, cosa vuol dire oggi servizio pubblico, perché servizio pubblico in tutti i campi significa intervenire dove fallisce il mercato. Se il mercato garantisce lui per sue dinamiche un certo pluralismo, devi chiederti cosa cavolo sia oggi servizio pubblico. Per me servizio pubblico in Italia può essere solo lo stimolo, la ricerca, la promozione della creatività e della libertà. Andarsi a vedere i talenti che il mercato non vede ancora, per questo io sono disposto a pagare il canone. Dopodiché, quando si vede che sono bravi, se le prende al mercato. Questo è un compito pubblico. E quando la Rai ha fatto bene il suo mestiere pubblico, ha tirato fuori Benigni, ha tirato fuori la creatività. E ha fatto delle ottime cose. Quello lì dovrebbe essere il mestiere per cui si paga il canone. Non chiamare pluralismo, scambiarsi 5 secondi di panino un po' per uno. Che non lasciamo stare al tempo d'oggi che c'è internet. Ma il panino sarebbe il famoso servizio di politica interna calibrato col bilancino dove c'è un po' di spazio per ogni partito presente a seconda della consistenza numerica. Io ero segretario del PD, mi rifiutai di nominare, di dare i due consigli di amministrazione. Chiamai nell'associazione e dice sceglieteli voi. Gerardo Colombo, Benedetta Tobagi. Ma vede uno schema simile oggi? No, io ero una testimonianza, lasciare un segno, dico ragazzi così non può andare avanti, parliamo dei temi industriali di questa azienda. Quindi Draghi qui ha fatto come tutti gli altri, Draghi e il suo governo. Adesso guarderò, perché io non è che seguo così, però a occhio mi sembra, sì, senza non riconoscere la professionalità dei nomi che ho sentito. Sto parlando di un'azienda che ha 12.000 dipendenti per Bacco e alla quale devi dare anche una prospettiva nel futuro, perché così credo che ci saranno dei problemi, No, adesso quando il canone ti tocca tirarlo via dalla bolletta elettrica vorrei capire cosa pensano di fare. Cioè ragazzi, parliamo di cose un po', no? Questo, se Conte si è offeso, conoscendolo un po', evidentemente l'han trattato da... Conte si è molto... trattato malemente, ecco. Si è molto offeso Lina Palmerini, no?